Bene. Allora, buongiorno. Ben ritrovati. Ci ho messo meno di 10 minuti. Allora, riprendiamo a parlare di questi argomenti che sono un po' introduttivi nel corso. Introduttivi nel senso che sono argomenti che dovrebbero essere approfonditi in altri corsi. Quelli che abbiamo visto la settimana scorsa nel corso di informatica multimediale, quei concetti li ritroverete, li approfondirete. Quelli che vediamo oggi invece sono argomenti che sono tipicamente oggetto del corso di calcolatori elettronici. Ciononostante, io li voglio anticipare qui perché non voglio che rimaniate del tutto privi, insomma, di nozioni riguardo a questi argomenti, anche se, ripeto, sono argomenti di cui magari parleremo nella parte di prova che di teoria, ma non hanno a che vedere con la programmazione, che invece è il focus di questo corso di introduzione all'informatica. Introduzione all'informatica e alla programmazione. Stiamo parlando del fatto oggi di come si rappresentano i numeri al calcolatore. Nonostante sia un argomento introduttivo, alcune parti di questa chiacchierata che faremo sono comunque importanti perché, come vedremo fra un po', dal punto di vista culturale fanno la differenza fra la cultura di un ingegnere informatico e la cultura di un normale programmatore che non ha il senso, diciamo, ingegneristico. Adesso cercherò di essere un po' più chiaro fra un po'. Come si rappresentano i numeri al calcolatore e come anche si lavorano questi numeri al calcolatore? È un po' presto per capire tutto, però diciamo che a noi ci interessano tre numeri, tre tipi di numeri, I numeri naturali, di cui abbiamo già cominciato a parlare, che sono gli interi senza segno. Poi ci interessano i numeri interi, che sarebbero i numeri naturali con il segno più o meno. E poi ci interessano i numeri reali, cioè i numeri con la parte decimale. Nell'informatica non si distingue fra numeri razionali e numeri irrazionali, perché comunque quello che ci interessa è il valore del numero, di quella quantità, compresa la parte decimale. E quindi, come vedremo, lì la questione si fa un po' delicata. Allora, partiamo, cerchiamo di andare veloci, con dei numeri naturali. Li abbiamo già visti. Rappresentare un numero naturale al calcolatore semplicemente significa cambiare la base 10 in base 2, punto. Non c'è nient'altro da dire. E il concetto ce l'abbiamo già, forse anche dalle scuole superiori, per carità, forse anche da prima. Quello che aggiungerei adesso sono un paio di nozioni che comunque sono abbastanza importanti, e cioè: cosa succede quando il numero di bit a disposizione per rappresentare il numero è finito? Cioè, quando il numero è più grande di quella quantità che ti è consentita, considerando il numero di bit che c'è a disposizione per rappresentare quel numero. E poi dopo vediamo anche alcune operazioni con i numeri naturali, come vengono fatte al calcolatore, per capire che alcune operazioni sono più veloci di altre. La prima è questa che ho appena detto, e cioè: noi rappresentiamo i numeri al calcolatore, va bene, in binario ovviamente, tutto chiaro, no? Ma il punto è: su quanti bit? Perché chiaramente noi non possiamo avere un numero di bit a fisarmonica a seconda di quanti ce ne servono, in quanto che le architetture dei microprocessori, delle CPU, sempre hanno dato per scontato che quel tipo di numero si rappresentasse su un certo numero di byte. Allora, il byte, lo sapete, è 8 bit. Nella storia dei calcolatori, dell'architettura dei calcolatori, si è parlato anche di word, una word sono 2 byte, si è parlato anche di double word, sono 4 byte, e poi anche di long, che sono 8 byte. Bisogna decidere su quanti byte rappresentare questo numero, se un solo byte, o 2 byte, o 4 byte, o 8 byte. Per quanto riguarda gli elaboratori che utilizziamo noi, quelli di uso comune, è invalso il concetto di utilizzare ormai da tempo, perché non è sembrato necessario andare oltre, il concetto di utilizzare 4 byte.
per rappresentare i numeri naturali e anche per rappresentare, lo vediamo fra un po', i numeri interi. Quindi sostanzialmente usiamo una double word per rappresentare questi numeri. Il che significa che per quanto riguarda i numeri naturali andremo dal numero 0, che è il più piccolo di tutti, al numero 2. Qualcuno lo dirà prima o poi? Ok, 2 alla 32, meno 1, bravo, perché c'è lo 0. E quanto è 2 alla 32? 4. Te che stai sentendo la registrazione, aspetta che prima o poi qualcuno lo dirà. 4 giga, bravo. 2 alla 32 è 2 alla 2 per 2 alla 30. 2 alla 30 è 1 giga, 2 alla 2 è 4, 4 giga. 4 giga meno 1, si va da 0 a 4 giga meno 1. E il numero 4 giga come si rappresenta? E anche i successivi. Cominciamo dal primo che non rientra in questo intervallo, il numero 4 giga. Perché c'è lo 0 che fa sì che il 4 giga sia il primo che salta, è fuori, non si può rappresentare su 32 bit. E come si rappresenta? Se siete un po' perplessi, è normale, è giusto che lo siate, in quanto che questo è il primo concetto che i programmatori, non so se ce l'hanno, boh, non so, però voi dovrete avere, e cioè che il 4 giga si rappresenta esattamente come lo 0. E si ricomincia, cioè la rappresentazione dei numeri nell'informatica è ciclica. Cioè lo 0, il numero naturale, sono 32 zeri. Il 4 giga meno 1 sono 32,1 e il 4 giga torna a essere 32 zeri. E che differenza c'è fra il 4 giga e lo 0 rappresentato al calcolatore? Nessuna. Questa è la prima nozione un po' sconvolgente. L'aritmetica nei calcolatori si chiama aritmetica modulo 2 alla n. Perché se n è il numero di bit che abbiamo a disposizione, n grande, e rappresentiamo un certo numero m con questi n bit, e dobbiamo tenere presente che in realtà quei particolari n bit 0, 1, 1, 0 eccetera n non rappresentano solo quel numero, ma rappresentano quel numero più tutti i suoi multipli, dove k è un numero da 0 a infinito. Cioè un numero rappresentato su un certo numero di bit non rappresenta solo quel numero, ma rappresenta tutti i suoi infiniti multipli, quindi rappresenta una famiglia di numeri. Questo normalmente non viene preso in considerazione, in quanto che la stragrande maggioranza dei calcoli che si fanno al calcolatore non superano 4 giga, ma se per scopi particolari dovesse essere necessario superare 4 giga, della cosa bisogna in qualche maniera tenere in conto. Prima nozione che vi do da tenere in considerazione. Noi siamo abituati a considerare i calcolatori che non si sbagliano mai, ma qui c'è una prima forma di ambiguità. Una certa sequenza di bit può rappresentare un certo numero più tutti i suoi eventuali multipli. Se questo numero è un numero tale il cui multiplo non si può rappresentare su 32 bit, sul numero di bit presi a disposizione. Quindi per capirci, supponiamo che abbiamo 4 bit, cioè ci siamo già capiti credo, però se avessimo solo 4 bit e non 32, 0000 sarebbe lo 0. Così si va avanti fino ad arrivare a 1111 che sarebbe il 15, il 16 avrebbe bisogno di un bit in più, che se ce l'avessimo, se lo standard ce lo consentisse, lo prenderemmo, e lo prendiamo infatti, se ne abbiamo 32 a disposizione, da 4 passiamo a 5, ma se abbiamo esaurito il numero di bit a disposizione, non ce l'abbiamo questo bit in più. E a questo punto si riparte da 0. Come fa il calcolatore, come fa il software
tutte queste cose ci penserà, io comincio a dire, il compilatore, quando noi useremo software. Ma il calcolatore a livello macchina come fa a capire che qui c'è stato, viene detto, un overflow, cioè il numero che andiamo a rappresentare, che vorremmo rappresentare, è più grande del numero di bit che abbiamo a disposizione, cioè non si può rappresentare col numero di bit che abbiamo a disposizione. Succede che ci sarebbe un 1 in più qui, che va in qualche maniera a essere memorizzato in una parte del microprocessore, che così facendo il microprocessore saprà che la operazione che è stata fatta prima, che ha generato un numero così grande, ha generato un overflow. Quindi questo 1 verrà registrato e viene in qualche maniera gestito a livello macchina per capire che c'è stato un numero troppo grande da poter essere rappresentato su quei bit che sono a disposizione. Questo modo di fare, ripeto, si chiama aritmetica modulo 2 alla n. Per noi è trasparente, primo, perché la maggior parte delle operazioni che facciamo hanno dei risultati che stanno entro i 4 giga. Secondo, perché quando che c'è un overflow, c'è questo meccanismo a livello di microprocessore che registra l'overflow e in qualche maniera viene restituito al software l'informazione che c'è stato un numero troppo grande da poter essere rappresentato. Bene, per approfondimenti o ne possiamo parlare privatamente oppure rimandate a corsi successivi. Come si fanno a sommare due numeri naturali? L'abbiamo imparato a fare dalle elementari, non c'è nessuna differenza. Per capirci, sommare due numeri in base 2 è come sommare due numeri in base 10. Semplicemente dobbiamo ricordarci che la base è 2. Si parte da sinistra e si va verso destra. 0 più 0 fa 0, 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1. A questo punto abbiamo 1 più 0 più 0 fa 1. Poi abbiamo 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1, 1 più 1 più 1, quindi 3 1 fa 1 con il riporto di 1 e così via. Andando così si va a finire al 32esimo bit. A quel punto bisogna vedere cosa succede, perché se abbiamo che lì ci può essere 0 o 1, non lo sappiamo, ma quello che è importante sapere è se c'è stato un riporto o no dopo il 32esimo bit. Se c'è stato un riporto, perché il numero era troppo grande, come dicevo poco fa, questo riporto viene messo in un registro del microprocessore. Ecco, dopo ne parleremo con un po' più di calma di cosa sono queste cose. Per il momento dovete pensare che la CPU, la Central Processing Unit di un qualunque elaboratore, ha delle zone di memoria piccolissime, fatte in questo caso solo di 32 bit, velocissime, che stanno dentro queste memorie, dentro proprio il microprocessore, quindi hanno una velocità enorme per essere scritte e essere lette, queste zone di memoria, non stanno sulla RAM, stanno dentro il microprocessore. E queste celle di un bit ciascuna, anzi il registro è un insieme di una sequenza di celle da un bit ciascuna, ognuna di queste ha un significato, in particolare hanno un significato i primi 16, cioè i 16 meno significativi, questi sarebbero i 16 più significativi, e collegato al discorso che stiamo facendo ce ne sono due di questi registri da un bit. Il primo, quello di indice 0, e il settimo, quello di indice 6, e si chiamano rispettivamente flag vuol dire bandierina. La bandierina è una cosa che, flag significa bandiera, se la alzo è successa una cosa, se la metto a 1, se non la alzo e quindi rimane a 0 vuol dire che quella cosa non è successa. Flag vuol dire 0-1, segnalazione che c'è stato un evento, un qualche cosa di particolarmente significativo. In questo caso è riferito all'operazione che il processore ha appena compiuto. Se il processore ha compiuto un operatore in cui c'è stato un riporto di 1, questo riporto va a finire qui, nella
nel primo bit del registro è flag. Flag vuol dire bandierina e vuol dire esteso, perché una volta questo registro era 16 bit, poi è stato esteso a 32. Extended flag. Questo quindi sarebbe il flag di carry, cioè di riporto. Il settimo che dicevo, quella Z che vedete sta per 0, sta a segnalare che l'operazione che il microprocessore ha appena fatto, adesso parlo di microprocessore e di CPU in maniera considerando come sinonimi. Dicevo, se per caso l'operazione appena fatta ha fatto sì che la somma sia 0, cioè abbia generato tutti 0, 32 zeri per capirci, vedete come può essere una somma di due numeri naturali che riporti 0? Sarebbe possibile solo nel caso in cui erano entrambi 0, però ricordatevi che c'era l'aritmetica modulo 2 alla n? No, se sta 1 il primo bit può essere. Appunto, esatto, stavo dicendo, ricordatevi che l'aritmetica modulo 2 alla n, quindi la somma potrebbe dare per esempio 4 giga. Faccio la somma di 2 giga più 2 giga. 2 giga è rappresentabile su 32 bit? Sì. E quindi faccio 2 giga più 2 giga, risultato 4 giga. E che significa che tutti i bit, quelli lì, sarebbero a 0, più ci sarebbe il carry di 1. Il carry di 1 va a finire qui, e invece qui viene settato a 0 dal microprocessore a segnalare il fatto che il risultato è 0. E perché non si può vedere guardando quei 32 bit? Certo. Ma si fa prima a guardare questo bit qui, quindi è un modo per velocizzare, e poi vediamo come fra un po' sarà anche interessante per fare altre cose. Quello che vedete qui, io ci ho messo, sempre a beneficio di quanti fra di voi dicono ma come può funzionare queste cose e non hanno mai fatto un calcolatore elettronico, non sanno cos'è un circuito digitale, ho messo qui, in questa tabella, i tre possibili valori di ingresso dell'operazione che si va a fare ad ogni colonna con i due possibili valori di uscita. Intendo dire che se io sommo 0 a 0, x con i 0 e y 0, e ho un riporto al ciclo iesimo di questa è un'operazione che va fatta 32 volte, quindi ciascuno è un ciclo, c'ho un riporto a quello stadio di 0, allora se ho 0, 0, 0, l'operazione che cosa mi produce? Mi produce due zeri, uno 0 per S e uno 0 come riporto al ciclo successivo, iesimo più 1. Funziona così, la sintesi di circuiti digitali funziona così. Ne faccio un altro caso, supponiamo che io ho 0, 0, 1, devo produrre in uscita 1, 0 e così via, avendo 3 bit, ho 2 alla 8 possibilità, per ciascuna di quelle 2 alla 8 possibilità devo sapere esattamente l'uscita quale sarà. L'uscita di che? Di questo. Di questo circuito, che se... Eccolo qua. Quello che ho sostituito lì, è il primo circuito digitale, immagino che in questo corso di laurea vedete. È un circuito antichissimo, ha fatto parte della storia dei circuiti digitali, si chiama Full Adder. È un circuito costituito, è lo schema chiaramente di un circuito, quello che stiamo vedendo, da 5 porte di 3 tipi diversi. Questa qua che vedete, allora, le due che vedete queste qui, c'è un mouse, si vede il mouse? Non si vede il mouse. Non si vede il cursore. Allora, queste due qui, questa e quella sopra, sono due porte AND, e cioè all'uscita mettono a 1 l'uscita, settano a 1 l'uscita, solo se i due ingressi sono entrambi ad 1. E negli altri tre casi, 0, 1, 1, 0, 0, 0, mettono 0. 0, 1 vuol dire tensione positiva o tensione negativa, per semplicità. Potrebbe anche essere positivo o zero, a seconda del tipo di sintesi di circuiti. Cioè, ma questo è il modo fisico con cui... Questo è il modo fisico. Questi sono 5 porte che, collegate come le stai vedendo, fanno parte del microprocessore, del coprocessore matematico dentro il microprocessore. Sono sostanzialmente il circuito logico base che fa le operazioni di somma, di 2 bit.
bit, anzi di 3 bit, perché io ce ne ho 3, cioè i due che devo sommare, x con 1 e y con 1, più ho l'eventuale riporto, se c'è, che può essere 0 o 1, dei 2 bit che sono stati calcolati e sommati precedentemente. Vabbè, non stiamo a fare calcolatori elettronici qui, però quello che vedete è una specie di lanciata di cappello sul corso di calcolatori elettronici, mi capite? Serve solo per cercare di aiutarvi a capire che non è magia dietro, ma ci sono dei circuiti digitali che fanno questo. Vi stavo dicendo, questi due sono due end, questa è una porta OR, quella che vedete qui, e cioè restituisce in uscita quella porta, è un circuito digitale esso stesso, restituisce 1 se e solo se è 1, è settata 1, almeno uno dei suoi due ingressi. Viceversa, quelle due sopra che vedete, che sono una OR con un altro, un raddoppio lì iniziale, non saprei come dire, quelle sono due porte NOR che fanno esattamente il contrario di quello che fa l'OR. Allora, se adesso voi vi divertite a mettere su y, ri in ingresso una qualunque di queste righe verdi, vedete che in uscita, fate le prove, adesso io non lo faccio perché non mi interessa, dobbiamo andare avanti, però divertitevi, fate le prove, in uscita in S e in RI più 1 avrete la corrispondente coppia che ho messo qui. Praticamente i circuiti digitali, cioè oggi ci sono i software che te gli dai la funzione di trasferimento, sequenza di bit in input, sequenza che ha i morsetti di input, sequenza di bit che deve avere i morsetti di output, te c'hai un circuito scatola chiusa con una serie di input, che può essere quanti ne volete, e una serie di output, che può essere quello che volete. Il circuito non lo sapete come fare, però voi date la funzione di trasferimento, come ho fatto io in quella tabella lì, verde e rosso, verde e arancione, e il software vi calcola automaticamente il circuito, anche fatto in maniera da ottimizzare, da ridurre al più possibile il numero di elementi che fanno parte del circuito, perché più elementi avete e più costa il circuito e più dissipa in calore, e quindi più e peggio è, quindi bisogna ottimizzarlo. Tutte queste cose che sto dicendo, sto perdendo tempo, perché fanno parte del corso di calcolatori elettronici. Va bene? Non avete capito niente? Ma non fa niente, ci ragionate con calma, la slide è lì. O forse qualcuno che ha fatto le industriali, magari queste cose le sa già. Posso andare avanti? Se non avete domande. Se volete interrompere, vado avanti allora. E come si può fare l'addizione, si può fare la sottrazione, non c'è nessuna differenza, nel senso che sappiamo fare la sottrazione, 0 meno 0 fa 0, 1 meno 1 fa 0, 0 meno 0 fa 0, 0 meno 1 che fa? Che cosa deve fare quello 0 lì? Deve prendere in prestito dalla colonna più a sinistra, non una decina ovviamente, ma in questo caso una 2, non 10 ma 2. Quindi il 4 diventa 0 su, e presta il suo 1 al 3 che diventa 1 0, cioè 2, 2 meno 1 fa 1 effettivamente, però attenzione, il 4 è diventato 0, 0 meno 1 lo può fare, deve a sua volta e così via, e quindi abbiamo il prestito, U sarebbe il prestito, dove sta? U sarebbe il prestito, eccolo qua, quindi... E qui avete la tabella di trasferimento che si può utilizzare o per sintetizzare il circuito che fa la sottrazione dei due numeri, o se vogliamo economizzare sui componenti digitali, vi faccio notare che effettivamente si è fatto così agli albori della storia dell'informatica, dei calcolatori elettronici. Se io vado a fare x meno y in modulo duale a n, guardate questa cosa strana, se io a x meno y ci aggiungo duale a n, il modulo duale a n, come abbiamo visto un attimo fa, è lo stesso numero. Posso tranquillamente aggiungere duale a n e vale questa equazione. A questo punto, da qui che cosa faccio? Ci aggiungo un 1 e ci tolgo un 1.
ovviamente rimane la stessa quantità, quindi continua a valere. Dopodiché, se io prendo 2 alla n e gli tolgo y e gli tolgo anche 1, quello che ottengo, adesso stiamo a fare giochini, è il complemento 1 di y. Cioè, se io prendo un qualunque numero, per esempio, non so, 1, 1, 0, 1, su 4 bit, gli aggiungo... gli aggiungo 8, no, chiedo scusa, 2 alla 4, 16, gli aggiungo 16 e gli tolgo 1, quello che ottengo sarà il complemento a 1 di questo numero, cioè 0, 0, 1, 0. Che cos'è il complemento a 1 di un numero? È quel numero, l'ho espresso in binario, dove tutti gli 0 sono cambiati in 1 e tutti gli 1 sono cambiati in 0. Quindi io lo scrivo così, complemento a 1 di y, e quindi questa quantità qui è uguale a questa. Allora, qui però vedete che è scomparso il simbolo di sottrazione, qui c'era, dovevamo fare la sottrazione, ma non c'è più il simbolo di sottrazione. Il che significa, e vengo al dunque, che le sottrazioni per decenni si sono fatte con lo stesso circuito che avete visto prima, semplicemente prima prendendo il numero che volevamo sottrarre, sottraendo e facendo il complemento a 1 e sommandolo a sottraendo, addirittura, come vedete giù, a più 1. Chiedo scusa, non ci vogliono più operazioni così rispetto a fare la sottrazione? Ci vogliono più operazioni, però il vantaggio è che c'eravamo meno, un circuito più piccolo, quindi meno costoso. E il fare il complemento a 1 è un'operazione che dal punto di vista dei circuiti logici è banalissima, perché ci vuole semplicemente un nodo invertitore di tensione, che è una sciocchezza, non ha praticamente un ritardo temporale significativo. Vabbè, comunque è solamente una informazione in più. Si possono fare le sottrazioni come addizioni, ma non è veramente significativo. Tutte cose, che stimoli che vi do, e voi magari per conto vostro ci ragionerete, vi divertirete, perché è abbastanza divertente ragionare su queste cose. Va bene, la moltiplicazione, la divisione sono combinazioni di sottrazioni e somme. Andiamo oltre, perché ripeto, sono argomenti da calcolatori elettronici. Un altro corso tratta di queste cose. Sì, c'è un circuito apposta che ti fa ti implementa questa corrispondenza. Ci sono, dicevo, dei circuiti apposta per fare la sottrazione oggi, e anche per fare la moltiplicazione e anche per fare la divisione. Ne parliamo? No, andiamo oltre. Ci pensa il processore a fare queste cose. Però su due concetti mi soffermo e finiamo con i numeri naturali. E sono questi che stanno sulla slide: le traslazioni e i confronti, le traslazioni e i confronti. Allora, se io ho un numero, per esempio, su 4 bit e faccio arrivare e sposto tutto quanto di un posto a sinistra, shifto, avevo questo numero qui e sposto tutto quanto di un posto verso sinistra, facendo entrare da destra uno 0, e quindi a questo punto il numero diventerebbe 1 1, in questo esempio che c'ho sulla lavagna, 1 1 0 1 0. Il numero che ho ottenuto com'è rispetto a quello di prima, che supponeva che c'era uno 0 qui? È il doppio. Cioè, se io prendo una sequenza di bit e la sposto di un posto verso sinistra tutta quanta, riempiendo il bit che si è liberato con uno 0, quello che ottengo è un numero che rappresenta il doppio di quello che c'avevo prima. Quindi, in pratica, per moltiplicare per 2 non si fa l'operazione di moltiplicazione, che neanche vi ho descritto, ma insomma non si fa l'operazione di moltiplicazione classica, ma si trasla di 1 verso sinistra.
per moltiplicare per 4 si trasla di 2 verso sinistra, per moltiplicare per 8 si trasla di 3 verso sinistra e così via. Perché ve lo dico? Perché questo spiegherebbe, spiegherebbe nel senso, se voi lo chiedeste un giorno, ma com'è che quando moltiplico per 2 va molto più veloce? Se ve ne accorgeste un giorno, è per questo. Perché moltiplicare per 2 è un'operazione velocissima, non è come moltiplicare per 3. E anche moltiplicare per 4, e anche moltiplicare per 8. Cioè moltiplicare per una potenza di 2 è un'operazione velocissima. Certo è che a spostare verso sinistra, se c'eravamo 32 bit e dovevamo moltiplicare 16 per 2, potevamo fare anche 16 per 4, anche 16 per 8, però dai, cosa può succedere? Che a un certo punto si sposta talmente tanto che il primo 1 esce fuori dai 32. Che succede? Quello che abbiamo visto prima. E cioè quell'1 esce fuori dai 32 bit e va a finire nel bit di carry, nel flag di carry del registro flag, anche detto bit di carry. Cosa succede se invece io una sequenza di bit la sposto, invece che verso sinistra, la sposto verso destra? Che succederà? Divido per 2 invece che moltiplicare per 2. Quindi anche la moltiplicazione per una potenza, la moltiplicazione per una potenza negativa di 2, che significa dividere per 2, viene fatta mediante traslazione. Anche quelle ovviamente sono velocissime. Allora, se l'ultimo bit è un 1, questo vuol dire che il numero è dispari, quell'1 salta fuori e va a finire, indovinate dove? Dove ha finito 1? Sempre lì, nel bit di carry. Viene utilizzato per metterci quell'1 che è saltato dall'operazione precedente. Non, può essere un salto che è uscito fuori da sinistra o un salto che è uscito fuori da destra. Nel caso in cui è uscito fuori da destra, perché io abbiamo fatto una traslazione verso sinistra, vuol dire che quel numero originario era dispari e quindi dividendolo per 2 ci avrà un risultato modulo che sarà effettivamente quello che è rimasto su questi bit. Però c'è anche un resto della divisione intera che è andato a finire, che è 1, è andato a finire nel bit, nel flag di carry del registro flag. Quindi, riepilogando questi 5 minuti, che abbiamo detto? Che per moltiplicare per le potenze di 2 si fa una traslazione. Se la potenza è positiva, per esempio 2 alla 3, si trasla di 3 verso sinistra. Se la potenza è negativa, per esempio divido per 4, cioè 2 alla meno 2, quindi meno 2 la potenza, si shifta verso sinistra, dei 2 chiaramente. Nel primo caso, qualora c'è uno sforamento, significa che ovviamente siamo andati in aritmetica in modo 2 alla n. Nel secondo caso, se c'è stato uno sforamento, vuol dire che il numero che abbiamo diviso era un numero dispari. Se lo sforamento è stato verso sinistra molto più di 1, a questo punto c'è un errore. Quindi anche questo a livello di architettura del laboratorio va tenuto in conto. E da ultimo, l'ultima nozione sui numeri naturali che vi do riguarda le operazioni di test, di confronto. Allora, nella programmazione, come anche nella matematica, ci sono 6 operazioni di confronto che è possibile fare. Si possono confrontare 2 valori per vedere se sono lo stesso valore, se sono uguali, o si possono confrontare 2 valori per vedere se sono diversi, e sono 2. Poi si possono confrontare 2 valori per vedere se uno è maggiore dell'altro, e sono 3, oppure per vedere se uno è minore dell'altro, e sono 4. Poi ci sono gli ultimi 2, che sono maggiore o uguale, e il quinto, e minore o uguale, l'ultimo. Sono 6 le operazioni di confronto che si fanno nella programmazione, non ce ne sono altre. Uguale, diverso, maggiore, minore, maggiore, uguale, minore, uguale. A livello
di microprocessore, le operazioni vengono fatte in questo modo qui. Se per esempio devo vedere se due numeri sono uguali, io prendo il secondo, lo sottraggo al primo, non io, il microprocessore, chiedo scusa, voi non dovete fare niente, fa tutto lui. Voi dovete solo scrivere x uguale uguale y in C. In C dovreste scrivere x uguale uguale y se x ed y fossero due variabili, ad esempio. Il compilatore, poi vedremo, traduce tutto in un linguaggio macchina. Il linguaggio macchina farà partire un'istruzione che fa quello che vi sto per far vedere cosa che succede. L'istruzione a livello macchina, che corrisponde a quell'istruzione C, è una sottrazione. Sottrae y da x, uso direttamente i nomi per capirci, e poi si va a vedere se nel registro flag al settimo bit ci sta un 1, perché se ci sta un 1 vuol dire che erano uguali. Si fa così. Se vedo se voglio vedere se sono diversi, sottraggo y da x e poi vado a vedere nelle flag il settimo bit. Se è 0 vuol dire che erano diversi. Quindi non devo andare a cercare un bit in cui sono diversi fra di loro. Li sottrae, è circuito che è velocissimo per sottrarlo, e poi va a vedere il registro flag. Tutto questo lo fa, ripeto, il microprocessore. Però per vostra cultura ve lo volevo dire. Se devo andare a vedere, per esempio, se x è minore di y, faccio la sottrazione al solito di y da x e vado a vedere se c'è stato un riporto di 1. Se c'è stato un riporto di 1, vuol dire che y era più grande di x. E il minuendo era minore del sottraendo. Se c'è stato che il flag di carry è 0 e anche il registro di flag di 0, il flag di carry è 0 e anche il flag di 0 è 0, sono tutte e due 0, questo significa che il minuendo era maggiore del sottraendo. E da ultimo, basta che abbiamo che il flag di carry è 0, questo vuol dire che il minuendo era maggiore o uguale a sottraendo, tant'è che non ha riportato nessun riporto la sottrazione. E da ultimo, questo è l'ultimo caso, se il flag di 0 è 1 o, che non era contemplato negli altri casi, a parte questo qui dove dice che sono uguali, perché sarebbe il caso che sono uguali, oppure se il flag di carry è 1, beh, in questo caso vuol dire che il minuendo era minore del sottraendo, perché c'è stato questo, il riporto 1, oppure, perché c'è questo oppure, erano uguali. E quindi è stato settato 1 e flag di 0. Vabbè, vi ho annoiato e non c'ho nient'altro da dire riguardo i numeri naturali. Chiuso. Adesso, molto velocemente, passiamo a vedere come si rappresentano i numeri interi. Che cosa sono i numeri interi? Sono i numeri naturali di cui abbiamo parlato fino adesso, con in più il segno più o meno. Adesso, dite voi, se fossimo stati noi gli ingegneri che a suo tempo hanno dovuto mettere mano allo standard per rappresentare i numeri interi negli laboratori digitali, considerando il fatto che dovevamo aggiungere l'informazione più o meno, come avremmo ragionato? Io parlo per me, dite voi la vostra. Allora, si ragiona come per i numeri naturali, quindi rappresentiamo il modulo del numero intero come se fosse un numero naturale, più un qualche cosa che mi dice qual è il segno.
E questo qualcosa che mi dice qual è il segno, essendo che il segno può assumere solo due valori, più o meno, che sarà questo qualcosa? Sarà un bit. Quindi io sostanzialmente, il concetto più semplice che ho è quello di sacrificare un bit, che potrebbe essere, non so, il più significativo o il meno significativo, per rappresentare il segno. Per esempio si potrebbe dire se 0 è positivo, se 1 è negativo. A questo punto però il valore assoluto, chiaramente, del modulo, qui non esiste la magia, no? Non è che possiamo raddoppiare i valori che possiamo rappresentare. E chiaramente il valore del modulo sarà dimezzato rispetto a prima. Cioè, se io per esempio decido, come è stato deciso, di rappresentare i numeri interi su 4 byte, rallento perché dovete saperlo che ormai si poteva usare 2 byte, 4 byte, 8 byte, se ne usano 4 per rappresentare i numeri interi. Se fosse un numero naturale andrebbe da 0 a 4 giga meno 1. Trattandosi che un numero intero potrà andare in valore assoluto al massimo da 0 a 2 giga. Poi sul meno 1 ci dobbiamo ragionare un attimo. Adesso vediamo. Perché un bit sarà sacrificato per dire qual è il segno. Ma d'altronde ce ne avremo 2 giga positivi e 2 giga negativi. Cioè, non è che semplicemente che è come se avessimo traslato tutto di metà verso il basso, andando a prendere per 2 giga quei valori negativi. Ecco, non sto a scrivere sulla lavagna perché così, però io spero che mi stiate capendo. E questa rappresentazione, effettivamente la prima che viene in mente, si chiama rappresentazione modulo e segno. Non è quella che viene utilizzata per rappresentare i numeri interi al calcolatore. Quindi, detto cos'è, bisogna anche capire perché non viene utilizzata. Perché l'ho detta, anche se non viene utilizzata? Perché è la prima che viene in mente, ovviamente, no? Tutti ci sarebbe venuto in mente di fare questo. Perché non viene utilizzata? Ci sarebbero altre tre concorrenti, modulo e segno, complemento ad uno, che magari en passant ve lo dico, complemento a due e traslazione. Noi ci focalizziamo su quello che ho appena detto, modulo e segno, sul complemento a due e sulla traslazione. E poi diciamo qual è che ha vinto, ok? Allora, modulo e segno praticamente sarebbe questo qui. Cioè, io che cosa faccio? Utilizzo il primo bit, supponiamo di averne solo 4, in questa figura suppongo di avere solo 4 bit, ma ovviamente l'ho generalizzato al caso normale di 32 bit. Io con 4 bit ho 2 alla 16 posizioni e con il concetto di modulo e segno io che faccio? Se il primo bit è 0, suppongo che sia il più, cioè lo prendo per più. Se il primo bit è 1, lo prendo per meno. Gli altri 3 bit in questo caso mi danno il valore in modulo. Questo tipo di rappresentazione non si utilizza per due motivi. Il primo dei quali è evidente, già da questa slide l'ho messa in rosso l'evidenziazione, credo, esatto, sì. E cioè che con questa concettualizzazione io ci avrei due rappresentazioni per lo 0, ci avrei un più 0 e un meno 0. Ovviamente avere due rappresentazioni per il medesimo numero è inconcepibile, letteralmente inconcepibile. Poi un numero importantissimo come lo 0, perché dovremmo fare tutta una serie di trappole per poter, nel caso che fosse lo 0, sapere che potrebbe essere più 0, meno 0, ma sempre 0 è, e quindi renderebbe molto più complessa la programmazione. Questa è stata buttata via immediatamente, perché c'ha due problemi, il primo dei quali è la doppia rappresentazione dello 0. Ce n'è un'altra di cui non parliamo, che sarebbe la rappresentazione in complemento a 1, cioè ne parlo ma non ho messo neanche la slide perché non voglio manco che la memorizzate, che sarebbe questa qui. In complemento a 1 sarebbe così: se il numero è positivo
lo rappresento come se fosse un numero naturale. Chiaramente però rappresentato non su 4 bit ma su 3 bit, posso arrivare quindi da 0 a 7. Se il numero è negativo faccio il complemento al numero, il complemento a 1 del corrispondente numero naturale. Per esempio, se fosse stato un numero per rappresentare ad esempio il numero meno 2 in complemento a 1, ho detto che non lo facevo ma lo sto a fare, sarebbe 0010, questo sarebbe il più 2, e semplicemente in complemento a 1 faccio così, questo sarebbe il meno 2. Però chiaramente lo posso fare sul numero di bit, ovviamente, che il numero di bit che ho a disposizione è meno 1. Se ho 4 bit, i valori assoluti possono andare solo su 3 bit, chiaramente. In pratica, nel complemento a 1, la parte positiva è uguale al numero naturale, a patto che il primo bit è settato a 0. La parte negativa sarebbe il complemento a 1 del corrispondente valore positivo. Perché è stata buttata pure questa? È perché pure questa ci avrebbe due rappresentazioni per lo 0. Questo sarebbe 0, ma anche questo sarebbe meno 0. Il complemento 1 del 0 sarebbe meno 0, quindi ci avremmo due numeri per lo 0. Cioè due rappresentazioni in binario per lo 0. Andiamo avanti. Buttate tutte e due. Questa invece comincia a essere un po' interessante. Sarebbe la rappresentazione in traslazione, e in pratica il concetto è semplice: io traslo verso l'alto, verso il basso, secondo come la vedete, la rappresentazione. Cioè, mi spiego, se io ho 4 bit come in questo esempio, io prendo 0000, che sarebbe lo 0, numero naturale, lo uso invece per rappresentare il numero meno 2 alla n meno 1, n sarebbe 4, meno 1 3, 2 alla 3 8, meno 8. Cioè io in pratica schiaccio verso, porto come ho detto prima, verso il basso tutti quei numeri naturali che c'avevo, li porto verso il basso fino a 2 alla n meno, meno 2 alla n meno 1. Me li tiro tutti giù. Chiaramente mi perdo, rispetto ai numeri naturali, i due alla n meno 1 numeri più importanti che avevo sopra. Quindi su 4 bit io potevo arrivare anche a rappresentare l'8, il 9, il 10, fino al 15, se fosse stato un numero naturale. Trascinandoli giù, li sumo e li perdo. Però guadagno questi numeri negativi qui. Quindi 0000 sarebbe meno 2 alla 3 in questo 4 bit. Questo sarebbe 0001, non è 1, ma sarebbe 1 meno 8. Questo non è 2, ma è 2 meno 8. Questo non è 3, ma è 3 meno 8, e così via. Fino ad arrivare all'8. Che non è 8, ma è 8 meno 8, cioè 0. E andando oltre si arriva al 15, che non è 15, ma è 15 meno 8, cioè 7. Questo modo di rappresentare i numeri, che qui vedete la rappresentazione matematica, se il numero è positivo, in pratica ciò che viene rappresentato è il numero più 2 alla n meno 1. Se invece il numero è negativo, ciò che viene rappresentato è 2 alla n meno 1 meno il valore assoluto di quel numero. È quello che vedete rappresentato qui su n uguale 4. Questo è interessante perché non ha la doppia rappresentazione dello 0. E quindi non ha quel problema di prima. E infatti si potrebbe prendere in considerazione per rappresentare i numeri interi. Il complemento a 1 non c'è, questa è la rappresentazione in traslazione. Il concetto è: prendo tutta la scala dei numeri e la traslo verso il basso, di 2 alla n meno 1. È simile,
sostanzialmente. Quello che però è, deve essere chiaro è che non c'ho la doppia rappresentazione dello zero, e 2 alla n-1 di quei 2 alla n numeri, cioè la metà, li uso per rappresentare numeri negativi. Chiaramente ogni volta devo ricordarmi che ho sottratto 8, cioè sono andato giù. Quindi se questo era lo 0, per sapere adesso qual è il numero vero, devo sottrarre 8. 0 meno 8 fa meno 8. Beh, non è quella che si usa. Per rappresentare i numeri interi al calcolatore si usa questa qui. E adesso spiego, ve la faccio vedere, ve la illustro e vi spiego perché si usa questa qui. Quando dico al calcolatore vuol dire in qualunque laboratorio digitale, quindi in qualunque CPU di qualunque laboratorio digitale al mondo, dai smartphone, calcolatori, lettori MP3, supercalcolatori, quello che volete, utilizzano questo modo per rappresentare i numeri interi. Allora, la rappresentazione del complemento a 2 funziona così: se il numero è positivo lo si rappresenta come se fosse un numero naturale, ricordatevi però che su n meno 1 bit, ovviamente. Come vedete sopra ci abbiamo da 0 a 7, 0000 è lo 0, 0001 è l'1, così via fino ad arrivare a 0111 che è il 7, tutto banale, ma dobbiamo fermarci a n-1 bit, perché poi gli altri ci serviranno per numeri negativi. E come si rappresentano i numeri negativi? I numeri negativi si rappresentano in quella maniera che vedete lì, che se ne può dare o la descrizione matematica che vedete sopra, cioè se il numero è positivo in pratica si rappresenta il valore assoluto del numero, se il numero è negativo si rappresenta 2 alla n meno quel numero, il valore assoluto di quel numero. Quella che vedete è l'espressione matematica. Io mi piacerebbe darvi invece, non so se non messo, mi pare che l'ho messa, scusate, mi piacerebbe darvi, no, non l'ho fatto, vabbè, sì, l'ho fatto, dai, lo faccio, vabbè, facciamo al volo. Allora, supponiamo di dover rappresentare un numero in complemento a 2, per esempio, non so, 2 su 4 bit. Come si rappresenta il numero 2 su 4 bit? Si rappresenta esattamente come si rappresenta il 2. Su 4 bit abbiamo 0, 0, 1, 0. Ok? Ci vi leggete? Allora, su 4 bit, come si rappresenta il numero 8 più 8? Si dovrebbe utilizzare, che ho scritto lì, più 8, si dovrebbe fare così, 1, 1, 1, 1, scusate, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ma non si può, perché noi possiamo rappresentare i numeri interi fino a 2 alla n-1, e quindi se n è 4, n-1 è 3, e quindi non posso arrivare a rappresentare l'8, perché il primo bit sarebbe negativo e quindi non ci posso arrivare. Adesso andiamo a fare quindi questo, mettiamo su 4 bit, mettiamo che non si può. Invece il più 7 sarebbe 0, 1, 1, 1, ok? Diamo un po' alle cose negative. Supponiamo di voler rappresentare un numero negativo, per esempio meno qualcosa, meno 2. Allora, sarebbe la rappresentazione di 2 alla n, che sarebbe 16, se n è 4, meno quello, sarebbe il 14. O ve lo ricordate così, o vi faccio altri due modi per calcolare mentalmente. Un primo modo è questo qui: partite dalla rappresentazione in binario del modulo 0010, ne fate il complemento a 1,
poi aggiungete 1, uguale, allora 1 più 1 fa 0 con riporto di 1 e quindi fa 1, 1, 1, 0, che sarebbe 8 più 4, 12 più 2, 14. Quindi un primo modo per rappresentare un numero in complemento a 2, se negativo, se positivo non c'è niente da fare perché sarebbe esattamente il valore assoluto di quel numero. Se negativo, un modo mnemonico per farlo è fare il complemento a 1 del modulo e aggiungergli 1. Oppure, ancora più veloce, per esempio prendiamo meno 3, partiamo sempre dalla rappresentazione in binario di meno di 3, che sarebbe 0, 0, 1, 1. O facciamo il complemento a 1 di questo e ci aggiungiamo 1, o se vogliamo fare prima, partendo da questo, pensiamo mentalmente di andare da sinistra verso destra e da destra verso sinistra, di andare e di non toccare niente fino a quando si arriva al primo 1 e prenderlo esattamente così come l'abbiamo incontrato. Dal primo, da destra verso sinistra, si incontra il primo 1, lo prendiamo così com'è. Dopodiché tutti gli altri li cambiamo il valore. E quindi, per esempio, abbiamo 0, 0, 1, gli mettiamo 1, 1, 0. 1, 1, 0, perché questo 1 diventa 0, questo 0 diventa 1, questo 0 diventa 1. 1, 1, 0, 1 sarebbe la rappresentazione in complemento a 2 di meno 3, che sarebbe in effetti, sarebbe 1, 1, 0, 0 più 1. 1, 1, 0, 1 diventa. Quindi ci muoviamo da destra verso sinistra fin quando non si trova il primo 1. E fino al primo 1, compreso, non cambiamo niente. Da quell'1 verso sinistra cambiamo gli 0 in 1 e gli 1 in 0. Mentalmente si fa prima. Vabbè, giochini che servono per capire come si rappresenta in complemento a 2 un numero. E adesso dobbiamo spiegare perché si usa il complemento a 2 invece che la traslazione. Si usa il complemento a 2, per non perdere tempo me lo so fatto lo schema, per questo motivo, perché se io prendo un numero, se io faccio una somma algebrica, per esempio meno 5 più 3 più più 3, risultato meno 2. Se io rappresento i numeri in traslazione, che si può fare, io il meno 5 sarebbe questo, sarebbe meno 5 più 8, cioè sarebbe 8 meno 5, cioè 3, giusto? Questo più 3 diventa 11, 8 più 10 più 1 in traslazione. Se adesso faccio la somma con il full adder, quel circuito di prima, io ho 1 più 1, 0 con il resto di 1, 1 più 1 più 1, 1 con il resto di 1, 1 più 0, 0, 1 e 0 più 1, 1. C'ho questo qui, 1, 1, 1, 0, che se lo vado a interpretare sempre in traslazione, è il numero più 5. Non è la somma algebrica di meno 5 più 3. Se io uso la rappresentazione in traslazione, non posso usare il full adder, i circuiti che si usano per fare la somma di due numeri naturali, per fare la somma algebrica. Mentre invece, se uso la rappresentazione in complemento a 2, c'è questo di miracoloso, cioè di magico, non miracoloso, di magico, che se io rappresento i due addendi algebrici in complemento a 2 e ne faccio la somma come se fossero due numeri naturali, quindi 1 più 1, 0 con riporto di 1, 1 più 1 più 1, 1 con riporto di 1, 1 più 0, 0, 1, 1 più 0, 1,
ho questo risultato, che fra l'altro è lo stesso, non potrebbe non essere lo stesso, no, è lo stesso casualmente. Ebbene, quello che non è casuale è questo, che la somma dei due numeri considerati come se fossero due naturali, numeri naturali, è esattamente la rappresentazione di complemento a 2 del risultato della somma algebrica. Perché se io vado a vedere questo numero qui, che cos'è in complemento a 2, credo che l'abbiamo fatto forse prima, non lo so, è proprio il numero meno 2, in complemento a 2. Quindi, in conclusione, per quale motivo si usa il complemento a 2? Beh, oltre a non avere il problema della doppia rappresentazione dello 0, c'ha di magico, ho usato questo aggettivo, è un po' così, il fatto che se io adotto quella rappresentazione per rappresentare i numeri interi, quella in complemento a 2, posso usare per fare la somma algebrica gli stessi circuiti che uso per fare la somma dei numeri naturali. Il che significa che la stessa circuiteria la uso sia per sommare due numeri naturali che per fare la somma algebrica di due numeri con il segno. Dal punto di vista circuitale, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della riduzione dei componenti, dei processori, dal punto di vista della velocità, rappresenta un guadagno indiscutibile. Al punto tale che non esiste nel laboratorio digitale che non utilizza questa rappresentazione per rappresentare i numeri interi. Vai con la domanda. Come fa il processore a distinguere un numero intero da un numero naturale? Come fa il processore a distinguere un numero intero dal numero naturale? Appunto, grazie al fatto che abbiamo appena detto, non è importanza che lo distingua, perché tanto li somma alla stessa maniera. Chi dovrà ricordarsi, ovviamente, che erano due numeri diversi, sarà il programmatore, che dovrà interpretare mentalmente lui, quando va a fare il software, i risultati in un modo o in un altro, a seconda di come lui interpretava essere i due operandi. Questa domanda mette in luce di nuovo, ribadisce, capito, l'importanza. Lui ignora il microprocessore, li somma esattamente come se fossero due numeri naturali. Questo concetto vale anche per la moltiplicazione e per la divisione e per la sottrazione. Ecco perché si usa la rappresentazione in complemento a 2 per rappresentare i numeri interi. Ci siamo? Sto correndo, però eventualmente... Sì, sto registrando e quindi avrete tutto il tempo per eventualmente ragionarci con calma. Le slide, se non volete perdere tempo, sono disponibili, per cui ci ragionate. Perché sto correndo? Perché non è argomento questo qui del, come vi ho detto prima, del corso, non è un argomento tipico. Invece, adesso andiamo all'ultima parte di questo argomento, che è la rappresentazione dei numeri con la virgola, per capirci. Razionali o irrazionali che siano, per noi informatici sono semplicemente numeri con la virgola. Va bene, allora, noi nell'informatica i numeri con la virgola, parte decimale, si rappresentano con il sistema cosiddetto della virgola mobile. Che significa con virgola mobile? Virgola mobile vuol dire che se avete il numero con virgola qualche cosa, se fosse in decimale sarebbe per 10 alla 0. 10 alla 0 è 1. Voi potete spostare la virgola un posto, per esempio a sinistra, e quel 10 alla 0 diventa 10 alla 1. Se spostate la virgola un posto a destra, quel numero che sarebbe aumentato a questo punto diventa per 10 alla meno 1. Cioè, in pratica, se spostate, dov'è? Eccoci qua. In virgola mobile vuol dire che se spostate il punto decimale, come dicono come usano gli anglosassoni, verso sinistra, l'esponente del 10 lo dovete diminuire di 1. Se lo spostate di un posto, se lo spostate di n posti dovrete diminuirlo di n. Se spostate invece il punto verso sinistra,
l'esponente dovrà essere aumentato di tante volte, tante unità, quanto è il numero di posti che spostate il punto verso sinistra. Sto dicendo delle banalità che forse in quinta elementare già le facevamo. Questo però modo di rappresentare si chiama virgola mobile. Adesso quello che noi dobbiamo fare è una cosa un po' delicata, ve lo dico, perché c'è anche dei significati importanti per gli ingegneri dietro, per cui vi chiedo di prestare attenzione, ed è l'ultimo argomento che facciamo oggi. Adesso noi questo spostamento della virgola lo dobbiamo fare invece che per base 10, per base 2, primo punto, ma dal punto di vista concettuale cambia poco. Poi dovremo vedere un'altra cosa. Allora, ricordiamoci un po' di nomenclatura. Nei numeri in virgola, rappresentati in virgola mobile, abbiamo ovviamente questa sarebbe la caratteristica e questo è l'esponente da dare alla base. Invece la parte prima del 10 elevato a qualcosa si chiama mantissa. Detto questo, che cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a vedere come si rappresentano in binario i numeri reali. Come ho detto prima, per prima cosa la base da 10 diventa 2 e fino a qua è abbastanza indolore il concetto. Dopodiché dobbiamo stare un pochetto attenti. Oh, vi dico subito che su questo argomento qui spesso c'è domanda all'esame, perché, ripeto, è una parte che ha, secondo me, dei significati importanti. Siccome so che nessuno le fa queste cose, le faccio adesso io al primo anno, perché vi rimangano per sempre. Perché sotto ci stanno un po' di concetti, che adesso vi sto per illustrare, che fanno di nuovo la differenza fra la cultura di un ingegnere e la cultura di un programmatore, che certe domande non se le fa. E in certi casi, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha alcun effetto il fatto che lui abbia questa ignoranza. Ma se poi dopo va a calcolare il tempo che ci mettono i neutrini per andare dal CERN di Ginevra al laboratorio di Gran Sasso, magari è capace che scappa fuori che i neutrini vanno più veloce della luce e quindi Einstein si era sbagliato. Tutto perché in realtà vari errori c'erano, ma anche il fatto che il programmatore non sa, non si rende conto del livello di approssimazione che ci sta dentro il calcolatore, perché diamo tutti per scontato che il calcolatore è infallibile. È infallibile se stiamo a fare la contabilità di un'azienda, ma se stiamo a calcolare numeri grandissimi o numeri piccolissimi, fallisce poi come? Vediamo perché. Allora, supponiamo di avere 12, per esempio, virgola 75. Dobbiamo rappresentare in binario questo numero. Allora, che cosa si fa? Dobbiamo pensare di separare la parte intera dalla parte decimale. La parte intera lo sappiamo come rappresentarla, salvo che ci potrebbe essere anche un segno, più o meno. Allora, qui lo standard che stiamo per vedere è uno standard che ha usato per rappresentare il più e il meno un bit, e quindi si utilizza un bit per rappresentare il più o il meno. Come vedete, no, ancora non lo vedete, però utilizzeremo un bit per il segno. Nella rappresentazione dei numeri con la virgola, contrariamente a quello che abbiamo fatto per i numeri interi, si dedica un bit per il segno. No, ovviamente se ne usa uno di quelli a disposizione, ovviamente, non è che se ne aggiunge uno. Vi posso anticipare che, tanto per partire, si usano 4 byte, tanto per partire, poi vediamo, si usano 4 byte, cioè 32 bit al solito, per rappresentare anche i numeri con la virgola. Il primo di questi bit è dedicato per il segno. Ma ci arriviamo fra un attimo. Forse se ve lo faccio vedere proprio, torno qua. Allora, supponiamo di dover rappresentare per esempio un numero 12,75 con lo standard che si è affermato, di cui stiamo per parlare adesso. E noi che cosa si fa? Innanzitutto si considera che la base è 2 per poter rappresentare una virgola, e quindi
si separa la parte intera, 12, dalla parte decimale. In realtà questa separazione veramente non è giusto per comodità concettuale, perché in realtà non è particolarmente significativa. Se per esempio dovessimo rappresentare il numero 17, come abbiamo visto in algoritmi di conversione delle basi che abbiamo visto l'altra volta, che cosa si fa? Si prende il numero 12, per esempio, lo si divide per 2 e poi il risultato sarà 6 con il riporto di 0. Allora il riporto me lo metto qui e 6 lo metto sotto, dopodiché divido di nuovo per 2, il risultato sarà 6 diviso 2 mi dà 3 con il resto di 0, 0 me lo metto qui e 3 me lo porto sotto, 3 diviso 2 mi dà 1 con il riporto di 1, allora il riporto di 1 me lo metto qui e 1 me lo porto sotto, 1 diviso 2, 1 diviso 2, dico fa, quanto fa? Fa 0 con il riporto di 1, giusto? E quindi 1, e il quoziente 0 me lo riporto sotto, in realtà mi è andato sopra perché me lo riporto sotto, quando che il quoziente arriva a 0, l'algoritmo il quoziente arriva a 0, come abbiamo visto l'altra volta quando abbiamo fatto l'algoritmo di conversione, l'algoritmo termina e qui nei riporti abbiamo la rappresentazione in binario di quel numero. 1, 1, 0, 0, 1, 8 più 1, 4 più 0 più 0, 8 più 4, 12. Sopra l'ho fatto per il 17. Per la parte decimale che si fa? Esattamente la stessa cosa. Allora, invece che dividere per 2 si moltiplica per 2, però il procedimento è lo stesso. Si prende la parte frazionaria e invece che dividere per 2 la si moltiplica per 2. Stiamo considerando adesso potenze negative, comunque, e quindi moltiplicandolo per 2, 0,75 per 2 quanto fa? 1,5. La parte decimale si prende, la parte frazionaria 0,5 la si riporta sotto, si moltiplica di nuovo per 2, risultato 1,0. L'1 si prende, il virgola 0, lo 0 si riporta qui, siamo arrivati a 0, l'algoritmo termina. E 1,1 sarebbe la rappresentazione decimale di 0,75. Quindi 12,75 avrebbe come rappresentazione in binario 1,1,0,0,1,1. Si intende che ci sono infiniti zeri davanti e infiniti zeri dopo. Ovviamente, no? E ci abbiamo sta virgola che è messa qui. Allora, virgola 1 che significa? Virgola 1 significa quest'uno qui che significa 1 per 2 alla 3, quest'altro significa 1 per 2 alla 2, questo significa 0 per 2 alla 1 più 0 per 2 alla 0 e siamo arrivati alla virgola. Il primo 1 qui che significa? Sarà 1 per 2 elevato a meno 1. Quindi c'è, questa è la potenza 3, questa è la potenza 2, la potenza 1, la potenza 0 e questa è la potenza meno 1, questa è la potenza meno 2 e così via. 1 per 2 alla meno 1 sarebbe 1 per un mezzo. 1 per 2 alla meno 2 significa 1 per un quarto, un mezzo è 0,5, un quarto è 0,25, 0,5 più 0,25 è 0,75. Cioè andando in qua sono le potenze negative crescenti, andando verso sinistra le potenze positive crescenti, dei due. Tutto come nel decimale, non è cambiato niente. Quello che adesso dobbiamo cercare di capire è dove mettere questa virgola, perché parliamo di virgola mobile. Allora, nella storia dell'informatica si è affermato uno standard per rappresentare i numeri in virgola mobile che si chiama IEEE, in inglese IEEE, che sarebbe Institute of Electrical and Electronics Engineering.
e il numero che rappresenta questo standard è 754, 754. Questo vi sto a parlare di come si rappresentano i numeri di microfono mobili sugli elaboratori digitali, dagli smartphone ai computer, tutto, al solito il sistema è sempre lo stesso. E cioè, la domanda che si sono posti gli ingegneri è: dove mettiamo questa virgola? Perché quello che si è detto è di fare così. Allora, la virgola, innanzitutto si danno ovviamente per scontati tutti gli infiniti zero prima. Dopodiché tutto questo sarebbe per, si intende che sarebbe per 2 elevato a 0. Ok? Adesso, se spostiamo la virgola verso sinistra di un posto, questo deve diventare per 2 elevato a 1, giusto? Se andiamo avanti e lo spostiamo di un altro posto e poi di un altro posto e la mettiamo qui, quello deve diventare per 2 elevato a 3, perché abbiamo spostato di 3 posti verso sinistra. Il numero non è cambiato. E questo è il primo concetto. Si sposta la virgola fino a metterla dietro al primo 1. Conseguentemente si deve modificare il valore dell'esponente da dare nella caratteristica alla base 2. A questo punto, le informazioni che dobbiamo registrare sulla RAM, sulla memoria, quali sono? Questo 2 è importante che lo registriamo? No, perché è scontato. E quindi lo possiamo togliere. Cioè, non è informazione significativa, perché è ovvio che stiamo parlando della base 2. L'elevamento qui non c'è senso. Quello che dobbiamo ricordare è la mantissa e l'esponente. Questi due valori dobbiamo registrare. E adesso il primo trucco che hanno fatto gli ingegneri dell'IEEE: per guadagnare un bit, e guadagnare un bit significa guadagnare, avere il doppio dei numeri che poteva a disposizione, che cosa hanno fatto? Hanno pensato: ma questo 1 qui, cioè il primo 1, è significativo? Sì e no. Sì, perché il numero potrebbe essere 0, e in tal caso non ci sarebbe nessun 1 lì. Ma in qualunque altro numero fosse, a parte lo 0, tutti gli altri infiniti numeri reali, lì un 1 c'è. E allora hanno detto: ok, diamo per scontato che ci sia ed eliminiamolo. Non c'è più. Quindi gli unici due numeri da memorizzare sono questo, quello che era la mantissa meno primo 1, quello che stava prima della virgola. La virgola non c'è più, e l'esponente. Non si poteva arrivare a un esponente in cui c'è sicuramente 0 lì e dare per scontato il 0. No, perché avresti perso, così guadagni un bit, quell'uno lo butti, hai guadagnato un bit, quello che rappresentava quell'uno che era scontato. Sì, fare come facevi tu significava guadagnare lo zero ma non avere nessun guadagno in termini di significatività. Allora, cerchiamo un attimo di capire bene. Che cosa succede? Succede che lo standard in questione è uno standard che ci mette, che si chiama innanzitutto IEEE 754, che viene utilizzata per rappresentare i numeri o a precisione singola, che sarebbero, in C vengono chiamati float questi numeri, vedremo, questo tipo di numeri, e sono su 4 byte,
o a precisione doppia, che in C vengono chiamati double, e quindi che sono su 8 byte, oppure si possono anche utilizzare delle versioni ancora più estese di questa precisione doppia, ma non sarà così per noi. E vengono i bit vengono messi sui 32 bit a disposizione nel caso della precisione singola in questa maniera. Il primo bit, dicevo, rappresenta il segno e può essere o 0 nel caso di numeri positivi o 1 nel caso di numeri negativi. Seguono 8 bit per rappresentare l'esponente e gli altri 23 per rappresentare la mantissa meno il primo 1, che è dato per scontato. L'esponente, vi ricordo che quindi dobbiamo due cose memorizzare, l'esponente e la mantissa meno il primo bit, che è 71. L'esponente è un numero intero e quindi potrebbe essere rappresentato o in complemento a 2 o in traslazione. Gli ingegneri dell'IEEE hanno deciso di rappresentarlo in traslazione e non con il complemento a 2. E quindi sostanzialmente che cosa si fa? Quegli 8 bit lì, sono 8, rappresentano l'esponente ma traslato di 2 alla n-1, n8-1, 7, quindi serve 128, meno 1, vengono traslati di 127. I ragionamenti che ci sono dietro sono stati ragionamenti abbastanza articolati, che adesso non voglio stare a riproporre, però tant'è, se noi ci abbiamo per esempio nel caso di prima che l'esponente era 3, su quegli 8 bit ci andrà scritto in binario ovviamente 130, cioè 3 più 127, se fosse stato 2 ci avremmo scritto 129 e così via. 130 vuol dire 1, primo bit 128 settato a 1, poi tutti 0, meno il penultimo che sarebbe di nuovo settato a 1. Vabbè, poco male. Lì l'esponente è rappresentato l'esponente in traslazione, aumentandolo cioè di 127, e quindi se avessimo tutti 0 in quegli 8 bit lì, che esponente sarebbe quello? Meno 127, perché è stato aumentato tutto di 127, per cui se è 0 vuol dire che originario era meno 127, tant'è che aumentato di 127 riporta 0. Se è 1 sarebbe meno 126, se è 2 meno 124 e così via. Se è 255, se sono tutti 1, che sarebbe quindi 255, 255 meno 127, cioè 128. Quindi l'esponente andrebbe da meno 127 a più 128. Ovviamente c'è di mezzo lo 0. Gli altri 23 bit sono per la mantissa. Cioè sarebbe il residuo di bit che avevamo prima dopo il primo 1 che viene cancellato. E questo è lo standard IEEE 754 per rappresentare i numeri con la virgola. Che cosa notiamo? Sono andato un po' veloce prima, però vorrei farvi notare una cosa, che innanzitutto noi abbiamo sempre 32 bit e quindi con 32 bit sempre 4 giga cose possiamo rappresentare, non c'è niente di magico. Detto questo, guardate una cosa un po' particolare che ha a che fare sempre con il concetto che il calcolatore è infallibile. Il calcolatore è infallibile? No, sia perché si può rompere, sia perché inerentemente al funzionamento, al modo in cui tratta i numeri con la virgola, c'è un'approssimazione. E questa approssimazione a volte, in molti casi, può essere sorprendente. Prendiamo ad esempio un numero di una banalità enorme, 0,85. Qualcuno ha mai detto che questo numero non si può rappresentare al calcolatore? Non lo so se ve l'avevano detto, però è così, è un numero uno degli infiniti numeri ovviamente, banali,
che al calcolatore non possono essere rappresentati se non per approssimazione. Come mai? È perché se andiamo a rappresentare in binario, allora in decimale questo è un numero con due cifre decimali di una semplicità enorme, ma se lo andiamo a rappresentare in binario, con il procedimento che abbiamo fatto prima, viene 1,7, prendiamo l'1, lo 0,7 è qui, per 2 1,4, prendiamo l'1, portiamo lo 0,4 qui, per 2 0,8, prendiamo lo 0 e andiamo avanti, fino a che a un certo punto arriviamo allo 0,4, che è una situazione in cui ci eravamo già passati, per cui questo algoritmo, che è quello che usiamo per rappresentare in base 2 lo 0,85, va in loop. In loop infinito, e quindi mi produce una serie infinita di 0 e 1, e cioè questo significa che per rappresentare il numero 0,85 in binario ci vogliono infiniti bit, e quindi non si può rappresentare. Perché quando che arriviamo a un certo punto dobbiamo tagliare, e la parte che tagliamo è informazione buttata. Dopodiché possiamo pensare di troncare e quindi lasciare al bit che è rimasto basso 0, oppure se quello dopo era un 1 si aumenterebbe di 1 quello che è rimasto, cioè o si tronca o si approssima. Prego. No, no, questo non è rappresentabile, punto. Tu c'hai infiniti bit, in questo caso qui è un numero periodico, 0,85 sarebbe un numero periodico perché la sequenza 0, 1, 1, 0 andrebbe ripetuta infinite volte. A seconda di quanti bit c'hai, a un certo punto ti dovrai fermare. Se il primo bit che butti è 1, dovresti aumentare di 1 il bit che è rimasto. Se il primo bit che butti è 0, puoi lasciare il bit che è rimasto a quello che è rimasto. Troncamento sarebbe l'analogo in binario di quello che si farebbe col decimale. Mi seguite? Ma il concetto importante è questo qui, che noi dobbiamo per forza troncare. A volte tronchiamo e quindi approssimiamo anche numeri banali. Cioè non è vero che se è un numero che ha tante cifre decimali dopo la virgola, allora quello lo dobbiamo troncare, poi solo quello. Sì, quello forse lo dobbiamo troncare, non lo so, ma a volte anche i numeri che in decimale sono banali danno origine in binario a numeri periodici e quindi non rappresentabili al calcolatore, non in maniera esatta intendo dire, li possiamo rappresentare solo in maniera approssimata. Questa approssimazione su 32 bit può essere poco significativa, ma, ripeto, se stiamo a fare i calcoli con la relatività di Einstein oppure stiamo a fare i calcoli con la teoria dei quanti, sono assolutamente significative queste approssimazioni e vanno tenute in conto. Mi seguite? Stiamo arrivando un po' alla fine, anzi siamo arrivati quasi alla fine, gli ultimi concetti. L'ultimo concetto che dovrei dare, importante, è che fine ha fatto quell'uno che abbiamo dato per scontato. Perché se noi lo diamo per scontato, lo togliamo e se noi lo togliamo, in pratica cosa succede? Ho cercato di farmi uno schemino per capire un po' come funziona. Come funziona questo modo che abbiamo di rappresentare i numeri con lo standard IEEE 754. Ho cercato di segnare qui l'asse dei numeri reali e ho preso solo i positivi. Andrebbe da 0 fino a un certo numero che sarà il più grande che possiamo rappresentare con 32 bit. E quale sarà questo numero più grande di tutti? Allora, con 32 bit possiamo pensare che tutti i primo 0 perché sarebbe positivo,
e gli altri 31 tutti a 1. Avremmo l'esponente su 8 bit tutti a 1, che sarebbe 255 meno 127, 128, l'ho detto prima. Sarebbe qui, c'è un numero per 2 alla 128, 1. Poi, se sono tutti 1, anche gli altri 23, sarebbe 1,111111231 per 2 alla 128. E questo è il numero più grande che si può rappresentare con 4 byte. E si potrebbe. E il più piccolo? Fra i positivi. Cioè, supponendo che il primo bit sia 0. Il modulo, il più piccolo qual è? Lo 0? No, perché dando per scontato che c'è un 1, lo 0 ce lo siamo giocati. Allora, quale sarà il più piccolo di tutti? Sarebbe 32 bit tutti a 0, che si intende che però quegli 8 a 0 dell'esponente sarebbe meno 127, con 1 sottinteso, eccolo qua, 1 per 2 alla meno 127. Quindi non riusciamo ad arrivare allo 0. Al calcolatore, così facendo, non si potrebbe rappresentare lo 0. È grave. Qui c'è tutto un salto di numeri infiniti che non si possono rappresentare. Oltre allo 0, non si possono rappresentare neanche questi. Il più piccolo sarebbe questo qui. Dopodiché, da questo in poi, ogni uno che scatta sulla mantissa è un saltino, e qui ci sono ovviamente infiniti numeri, come sapete bene, ovviamente, no? Perché sono infiniti. E così si va avanti, e quindi abbiamo 2 alla 23 saltini qui, fino a quando l'esponente salta da meno 127 a meno 126, a questo punto i saltini raddoppiano di, gli intervalli raddoppiano di dimensione, perché ogni volta viene moltiplicato per una potenza che è superiore di 1 rispetto alla potenza di prima. Questi intervallini si allargano sempre più e diventano, man mano che cresce la potenza di 2, diventano il doppio. Tutti questi numeri in mezzo non sono rappresentabili al calcolatore. Sto parlando a degli ingegneri. Non li posso rappresentare. Capite? C'è nient'altro da dire. Non si possono rappresentare. Punto. Adesso, passi per questi qui, che sono piccolini, molto piccoli, perché 2 alla meno 127 è una roba veramente piccola, 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 piccola. Forse se andiamo a livello, non so, degli atomi, che ne so. Ma lo 0 no. Lo 0 deve essere recuperato. Perché se no le equazioni come le calcoliamo? Lo 0 deve essere recuperato. E allora vado all'ultimo concetto di oggi, con cui chiudiamo la lezione, che si potrebbe intitolare come recuperare lo zero. In realtà il nome che gli è stato dato è denormalizzazione, perché quella che vi ho detto è la norma dello standard IEEE 754. Fatta la norma, per beccare una cosa che ci interessa, si denormalizza. Ed è l'ultimo concetto di oggi. È semplice però, eh? Una slide sola, la commentiamo e chiudiamo la faccenda. Ci siamo. Eccola qui. Allora, il ragionamento che hanno fatto gli ingegneri è stato questo qui. Lo zero è troppo importante. Con la convenzione di cui prima ce lo siamo giocati, adesso facciamo una deroga, una eccezione alla norma, una denormalizzazione, e lo recuperiamo. E la norma è questa qui. Vedete, siamo precisione singola 4 byte. Ho messo i 32 bit tutti a 0. Il primo è il segno, quindi poteva anche stare a 1. Ma vedete che gli altri sono tutti a 0. Quello sarebbe il numero di cui ho detto prima essere 1 per 2 alla meno 127. Ma in realtà no, non è vero. Denormalizzare, in questo caso, ha significato per loro dire no, quel numero lì è lo 0. Facciamo un'eccezione solo per lui.
Cioè se io ho 32 bit tutti a 0, quello è lo 0. Addirittura mi becco pure il problema di avere due rappresentazioni per lo 0, il più 0 e il meno 0. La differenza sta nel primo bit. E quindi mi sono giocato il 2 alla meno 127, non c'è più. Perché quando quei bit dell'esponente sono 0, non è meno 127. Cosa succede a questo punto? Intanto vedete le due righe sotto. Tutti i bit dell'esponente ad 1 e tutti gli altri a 0 significa più infinito. Se ho il primo bit a 1 e tutti i bit dell'esponente a 1 vuol dire meno infinito. Però questo non è molto importante. Il vero importante era lo 0. Questi qui addirittura non sono contemplati, quindi ci buttiamo un sacco di roba. Ma vediamo cos'è successo con questa denormalizzazione. Vado a riprendere lo schemino che mi sono fatto e vado a concludere la lezione di oggi. Me l'ho messo qui, così dopo rimane anche, ci ragionate pure con calma. Questa era la norma che abbiamo discusso prima. Il numero più piccolo era 1 per 2 alla meno 127 e lo 0 non l'avevo scritto in quanto che non era possibile rappresentarlo. Con questa denormalizzazione che abbiamo appena visto, io rappresento lo 0, che sarebbe quando sono tutti 0, e il meno 127 non c'è più. Però guardate che cosa strana, quindi rimaniamo a meno 126, però guardate che cosa strana, è che rimaniamo a meno 126, però a questo punto non diamo più per scontato che ci sia quell'uno sottinteso. È un po' articolato il concetto, però se mi seguite abbiamo veramente finito. Non diamo più per scontato che c'è quell'uno sottinteso, e quindi c'è uno 0 sottinteso. Non c'è più l'uno sottinteso, c'è uno 0 sottinteso. Quindi quel numero sarebbe sì per 2 alla meno 126, sì, sì, per 2 alla meno 126, non meno 127. Ma che numero sarebbe? Sarebbe il numero 0, quei 23 bit. Ora, quei 23 bit potrebbero anche essere 0, 0, 0, 0, 0, 0, fino ad arrivare al 22esimo 0 e poi il 23esimo 1. In quel caso, quello sarebbe, ogni volta che mi sono spostato a sinistra, era una potenza in meno. Quello sarebbe 1 per 2 alla meno 23. 0,00000 22 volte fino ad arrivare a 1. Quello che numero è? È 1 per 2 alla meno 23. Per 2 alla meno 126, che erano rimasti inchiodati a quello, meno 126 più meno 23 fa meno 149. Quindi riesco a beccare il numero 1 per 2 alla meno 149. Quindi mi sono avvicinato, non solo ho beccato lo 0, ma mi sono avvicinato allo 0 enormemente. Perché sono arrivato a 2 alla meno 149. Quindi non ho fatto magia, attenzione, perché sempre che io posso rappresentare solo 2 alla 32 bit, ma l'intervallo si è esteso, in mezzo ci saranno tanti infiniti numeri che non posso rappresentare, però mi sono avvicinato allo 0 e soprattutto ho recuperato lo 0 con la denormalizzazione. Grazie. Nel caso, ripeto, grazie per la sottolineatura, nel caso in cui gli 8 bit d'esponente sono tutti 0, solo in quel caso, la convenzione di aver ipotizzato che c'era un 1 prima della virgola non vale più. E quindi cosa ci sarà? Non c'è più l'1 ma c'è lo 0. A questo punto diventa significativa la mantissa, perché se io ho un solo 1 che è all'ultimo posto, quello vuol dire 1 per 2 alla meno 23. Bene, sostanzialmente questo era quello che volevo dirvi oggi.
cosa ne consegue? Attenzione, l'ultima morale, la morale. Vi lascio con una morale. In qualche maniera. Allora, supponiamo di star, per esempio, calcolando le radici di un'equazione di secondo grado. E a un certo punto, un certo valore, adesso non ancora abbiamo parlato dell'if, però un certo valore di una funzione dovrebbe riportarci 0, perché in quel caso andiamo a fare delle cose. Se questa variabile che dovrebbe restituire il valore, dovrebbe portare 0, è una variabile tipo float, o peggio ancora di tipo double, che non ve l'ho detto, ma su 8 byte, quindi è molto più, ebbene, la possibilità che possa avere il valore 0 effettivamente è in mano a Gesù Cristo, perché non è scontato che pur dovendo essere 0 sia 0. Vi spiego, faccio un esempio. Se io ho una variabile float e lo elevo al quadrato, c'ho il valore che c'aveva elevato al quadrato. Se lo faccio di nuovo, lo faccio per 50 volte, e ci avrà un certo valore. Se poi faccio per 50 volte la radice quadrata, e quindi ritorno indietro, in teoria dovrei avere lo stesso valore. Beh, provateci a farlo col calcolatore e vedete se avete lo stesso valore. Non avete mai lo stesso valore, perché nell'elevare al quadrato, a un certo punto ci saranno state tutte le approssimazioni del caso, i tagli, i troncamenti e quant'altro, avrete buttato informazione, e quando che fate l'operazione inversa non ritroverete quello di prima da cui siete partiti. Quindi, e concludo veramente, voi non farete mai questo uguale 0, non lo farete mai come ingegneri informatici, che ci avrete una variabile float o double e a un certo punto andrete a vedere se per caso quello è uguale a 0, perché potrebbe essere uguale a 0 e lo sarà nella maggior parte dei casi, ma qualora fosse stata elaborata da tante elaborazioni prima, dovendo da teoria riportare 0, non è per niente vero che riporterà 0. Piuttosto, che cosa farete voi? Ve lo dico adesso, ma non farete uguale a 0, ma dovrete, da ingegneri, andare a calcolare l'approssimazione che ritenete ragionevole. Ok? Questa approssimazione lo tradurrete in un numero, che io qui ci ho messo eps per ricordare il concetto di epsilon, ma sarà un numero, per esempio, non so, 0,00000003. Questa è la massima tolleranza del vostro sistema. E farete non se x è uguale a 0, ma se x è minore di questo valore epsilon di cui calcolate la tolleranza, che rappresenta la vostra tolleranza. Perché voi siete ingegneri e queste cose le dovete sapere. Con le variabili float non si mette uguale a 0, si mette minore di una quantità piccolissima che voi riterrete che in qualche maniera vi può star bene, che in quel punto, se è minore di quella quantità piccolissima, è come se fosse 0. Chiaro? Perché nel secondo caso ci avrete una computazione deterministica, approssimata ma deterministica. Nel primo caso non si sa che viene fuori. Grazie, ci vediamo dopo domani. Quindi per calcolare l'approssimazione in pratica si farebbe lo scarto tra il valore reale e il risultato finale.